Da decenni si parla di transizione ecologica, cioè tutte quelle politiche territoriali, ambientali ed energetiche che devono spingere il paese verso uno stato di virtuoso utilizzo di energie rinnovabili. Nel 2021 in Italia è nato un ministero dedicato in sostituzione di quello all'ambiente, con competenze in materia energetica, in precedenza invece affidata al Dicastero dello Sviluppo Economico. Anche se con estremo ritardo in Italia si parla sempre di più di transizione ecologica, ma il paese è davvero pronto? Ne abbiamo parlato con Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, che è stato a Termoli in occasione dell'arrivo di Goletta Verde, la campagna estiva in difesa delle acque e della costa. Queste due parole stavano nei documenti dell'associazione degli anni Ottanta, sono parole per noi molto care. Chiedevamo allora la riconversione ecologica dell'economia italiana. Il paese ci è arrivato dopo quasi 40 anni, con grande ritardo. Non è mai troppo tardi, bisogna evitare però le contraddizioni della transizione ecologica a cui stiamo assistendo in questi ultimi mesi, perché non è transizione ecologica puntare sulle infrastrutture per il gas, non è transizione ecologica puntare sulle infrastrutture per confinare l'anidride carbonica nei fondali marini in Alto Adriatico, come vorrebbe fare Eni davanti alle coste di Ravenna. È transizione ecologica puntare sulle rinnovabili, tutte, dall'eolico al fotovoltaico, è transizione ecologica fare gli impianti dell'economia circolare, è transizione ecologica permettere anche agli abitanti del centro-sud di potersi muovere in maniera civile, perché nel centro-sud Italia le merci e le persone ancora non si muovono come nell'altra parte del paese. Come sono i rapporti con il governo Draghi? Quali saranno i temi, in discussione in autunno? Beh, con il governo Draghi abbiamo fatto per la prima volta nella storia dell'associazione addirittura le consultazioni. Siamo stati invitati nella giornata dedicata alle parti sociali, delle consultazioni dell'allora presidente del Consiglio incaricato, non aveva ancora sciolto la riserva. È stata l'occasione in cui Legambiente, WWF Greenpeace, Mario Draghi ha comunicato che sarebbe nato il Ministero della Transizione Ecologica. Noi abbiamo, come dire, salutato con grande favore questa scelta, abbiamo salutato con favore l'arrivo di una figura, insomma, di un leader internazionale, perché Mario Draghi questo è, anche se non conosce i temi ambientali. Ecco, noi speriamo, e fino adesso non è andata sempre così, che il governo europeista che lui ha messo in piedi faccia davvero le scelte che l'Europa sui temi ambientali, energetici e climatici vuole fare nel Green Deal. Questo programma di decarbonizzazione dell'economia europea da qui al 2050, che noi dobbiamo non solo seguire, ma dobbiamo anche anticipare.